Missione compiuta per l'ex ciclista professionista Stefano Cecini ed il compagno ipovedente Pier Amighini, che sulla mitica pista del velodromo Vigorelli di Milano oggi hanno portato a termine il tentativo di record dell'ora paralimpico in tandem. Una sfida sportiva, ma soprattutto un'impresa dal grande significato umano. Dimostrare che lo sport non è nemico della disabilità, anzi che offre l'occasione di realizzare se stessi e mettersi alla prova superando i propri limiti. Un'impresa che ha radici profonde in Valtellina, Cecini e Di Grosio, di Aprica è Pietro Ilarietti, il presidente del team Mortirolo Lanzarote, perché la scommessa di Stefano e Pier, sostenuta anche dalla comunità montana di Tirano, si è giocata proprio tra la Valtellina e l'isola delle Canarie, dove i due hanno svolto la preparazione negli ultimi mesi. Al termine della performance, Pietro Ilarietti ha raccolto a bordo pista e ci ha gentilmente trasmesso le impressioni a caldo dei due protagonisti che vi proponiamo. Grande fatica, però, come hai detto bene Pietro, abbiamo terminato l'ora, decisamente una bella prova e emozionante qui in questo velodromo che è il velodromo Vigorelli, che è il tempio del ciclismo e della pista italiana mondiale. Hai guidato Pier o era lui che dettava i tempi? Era Pier che guidava i tempi, la differenza che sulla strada, la pista... È nel DNA di Pier, e quindi alla grande mi ha guidato in questo tentativo. È stata una bella esperienza che portiamo a casa. Devo dire che è andata abbastanza bene, ma però molto dura, molto dura. Come siete partiti forte e poi siete un filo calati? Sì, e dopo si è alzato molto vento sul rettilineo e poi si è anche smollata la catena circa dopo 40 minuti e abbiamo dovuto fermarci, e dopo riprendere la cadenza è stata un po' dura. Va bene, comunque il compleanno l'abbiamo festeggiato nel migliore dei modi. Sì, direi di sì, contentissimi tutti e due, perché per noi è già una vittoria.